Buongiorno professor Kelvin, benvenuto a Radio Moca. Non per essere pedante, ma prima di essere professore sono un lord. Oh, mi scusi, Sir Kelvin, non succederà più. Può raccontarci velocemente la sua vita? Sono nato in Irlanda, a Belfast, nel 1824, come William Thomson. Mio padre è un professore di matematica e ingegneria. Mia madre morì quando avevo solo 6 anni. Nel 1932 ci spostammo a Glasgow e in seguito viaggiammo a Londra, Parigi, nella Germania e nei Paesi Bassi. E quindi dov'è che ha studiato? Ma praticamente sempre all'università. Entrai all'università di Glasgow a 10 anni, ma non ero un bambino prodigio. Semplicemente l'università aveva dei corsi per i ragazzi brillanti di quell'età. Ma mi dimostrai presto piuttosto dotato in matematica e mi innamorai del saggio di Fourier sulla propagazione del calore, che invece veniva attaccato dai miei colleghi perché Fourier usava la notazione di Leibniz, mentre a noi andava ancora per la maggiore lo schema introdotto da Newton. E quindi è stato sempre a Glasgow? No, l'università vera e propria l'ho fatta a Cambridge, dove però ho avuto una cocente delusione. Al momento della tesi in matematica a Cambridge c'è una competizione per l'allievo più bravo, un test durissimo in cui i risultati venivano addirittura pubblicati dal Times. Ero talmente sicuro che sarei stato il primo Wrangler che inviai il mio valletto a informarsi sui risultati per sapere che era arrivato secondo. E lei mi rispose. Ci deve essere rimasto piuttosto male. Sì, ma mi ripresi velocemente. Nel 1845 riuscii a dimostrare che l'induzione elettrostatica si comporta come il calore. In effetti, obbediscono alle stesse equazioni. Ma lei è famoso soprattutto per i suoi lavori in termodinamica. Sì, nel 1847 assistette a un seminario di Joule che tentava di opporsi alla teoria del calorico, che però aveva ricevuto un grande impulso dal libro di Carnot sulla potenza motrice del fuoco e sulla possibilità quindi di produrre macchine termiche efficienti. In realtà Carnot aveva ragione, anche se usava un argomento sbagliato, e Joule non aveva dietro di sé una matematica sufficientemente progredita. E quindi arrivò lei. Può dirlo forte. In particolare ho definito la scala assoluta delle temperature, detta appunto scala Kelvin, e riuscì a coniugare le idee di Carnot sul calore perduto con il principio di conservazione dell'energia di Joule, arrivando a formulare la seconda legge della termodinamica, ovvero che non si può estrarre del lavoro da una sola sorgente di calore, raffreddandola. Intuì anche l'idea che qualcosa, che poi Clausius identificò con l'entropia, dovesse sempre aumentare nei processi reversibili e che quindi avrebbe portato alla morte termica dell'universo. Ovvero? Ai miei tempi non si conosceva l'espansione dell'universo, che era considerato statico, e neppure i processi nucleari. Quindi avevo stimato l'età del Sole e della Terra, supponendo semplicemente che si fossero riscaldati per il collasso gravitazionale e si fossero quindi raffreddati lentamente. Feci i calcoli sfruttando la mia conoscenza della legge di trasmissione del calore di Fourier e delle misure fatte nelle caverne e arrivai a una stima concorde di un'età tra 24 e 400 milioni di anni per l'universo. Continuando a raffreddarsi, comunque avrebbe finito per arrivare tutto alla stessa temperatura, ovvero alla morte termica. Ma l'universo è molto più vecchio. È quello che continuavano a dirmi i geologi, che sostenevano un'età della Terra dell'ordine dei miliardi di anni, sulla base del tasso di erosione, e anche i biologi come Darwin, che avevano bisogno di miliardi di anni per far evolvere le specie. E quel che è peggio, vennero appoggiati da un mio collaboratore, John Perry. Che diceva Perry? Osava sostenere che io avessi sbagliato a considerare il raffreddamento per conduzione, quello tipico dei corpi solidi. In realtà, diceva lui, il centro della Terra e del Sole è liquido e quindi bisogna considerare i moti convettivi. Ma i moti convettivi sono molto più efficienti della conduzione nel trasporto del calore e quindi la Terra avrebbe dovuto raffreddarsi ancora più in fretta. Questo è lo stesso errore che fecero molti dei miei contemporanei, ma le premesse sono sbagliate. Non conosciamo le condizioni iniziali, ovvero quanto era calda la Terra all'inizio, ma le condizioni alla frontiera, ovvero il gradiente termico per una piccola profondità. Se si prende il mio modello di Terra solida e si inserisce il gradiente misurato, si trova una temperatura interna che aumenta gradualmente e quindi una Terra piuttosto fredda. Viceversa, nel modello di Perry abbiamo una sottile crosta solida e un mantello liquido. L'aumento di temperatura è altamente non lineare e quindi anche una crosta fredda può avere un cuore liquido e incandescente. Una specie di tortina al cioccolato con il cuore morbido. Già, e adesso sapete che il modello di Perry poteva anche spiegare la deriva dei continenti, che possono galleggiare sul cuore liquido della Terra, ma per fortuna Perry mi venerava e non ebbe mai il coraggio di sostenere con vigore le sue idee, che vennero così riscoperte solo molto tempo dopo. Ma il riscaldamento della Terra non è dovuto anche al decadimento radioattivo dell'uranio?
Questo venne scoperto dopo. Ricordo che nel 1904, quando già ero molto vecchio, Rutherford venne a dare un seminario alla Royal Institution a proposito di rocce contenenti uranio che decadendo aveva prodotto del piombo. Ebbene, quel Bircone, stimando la quantità di queste sostanze, aveva stimato che l'età di quella roccia sola era di 500 milioni di anni, allungando quindi enormemente l'età della Terra. Rutherford, quando mi vide dal pubblico, fu terrorizzato, sapendo con quanta veemenza ero solito sostenere i miei argomenti. E cosa successe? Ma io feci finta di addormentarmi, una cosa che mi accadeva di frequente alle conferenze, e così lui poté esporre tutta la parte tecnica, ma al momento delle conclusioni aprì gli occhi e lo fissai. E poi? Quel furbone si ricordò che nel mio saggio sull'età del sole avevo specificato quali erano le premesse da cui partivo. Così disse: Lord Kelvin ha correttamente stabilito l'età della Terra, a patto che nessuna nuova sorgente di calore venisse scoperta. Ma la radioattività produce calore e quindi le stime vanno cambiate. Mi aveva fregato. Quindi è la radioattività e non la convenzione ad allungare l'età della Terra. In realtà l'effetto è congiunto, diciamo più o meno metà e metà. E ovviamente adesso sapete che l'energia del Sole è dovuta solamente in piccola parte al collasso gravitazionale e in gran parte alla fusione dell'idrogeno, il che permette alle stelle piccole come il Sole di brillare per miliardi di anni. Quindi sta ammettendo l'errore. A dire la verità, adesso che sono morto da molto tempo, posso dire di aver espresso dei giudizi leggermente affrettati. Per esempio, quando mi invitarono a diventare membro della società aeronautica, dissi che non credevo assolutamente che si potesse volare con mezzi più pesanti dell'aria, e nel 1900 dissi che i raggi X erano una truffa e non esistevano. Penso che la comunità scientifica l'abbia perdonata, visto i suoi enormi contributi. Arrivederci, Lord Kelvin. Tanti saluti a lei e ai suoi ascoltatori.